Che dire di lei? Secondo di lui? Lei? No, non mi dire che con quegli occhi è una femminuccia. Allora qua ci saranno tanti sì, corteggiatori. No, lei è una bambolina ed è per questo che l'abbiamo chiamata Trilli. Lei è una dolcissima, è la piccolina, la più piccolina delle cinque cucciole che vi stiamo presentando, che sono state abbandonate e sono state trovate per strada da un signore che l'ha accolta nel suo terreno ma che non poteva tenerle e che quindi abbiamo preso con noi da una ventina di giorni. Quando l'abbiamo presa lei era timidissima e non si faceva toccare. Quando l'abbiamo portata a fare il primo vaccino ti ricordi che si era nascosta sotto il tavolo del dottor Bruno? Ma adesso ha cambiato carattere e è diventata una ragazza dolce, ancora molto giovane, leggermente timida. Quello che balza agli occhi è la sua bellezza, perché è veramente incantevole, tutta bianca con gli occhi verdi. E gli occhi verdi li ha mantenuti, perché ormai sta crescendo, dovrebbero venire di questo. E quel coso blu che c'è sulla testa? Quello lo sappiamo benissimo, perché qualche anno fa è stata vaccinata. E quello è un segno per distinguere chi ha fatto il vaccino e chi no, che si usa quando ci sono tanti cani. Però ho visto che sulla pagina in tanti se lo domandano. Una cosa bellissima, puoi inquadrare la sua pancia che è grande, ma guarda com'è fatta. Ma io non c'entro. Lei ha le lentiggini come tutte le roscette, ha le lentiggini rosse, il pelo bianco come un vero peluche e gli occhi verdi. Ha la dolcezza di una femminella, tenera, dolce ed affettuosa. E se tu Fidel continui a saltare su Papà Tony, che fa? Ti giro il telefono un'altra volta? Le linee saranno mosse e poi io mi arrabbierò con lui. Allora torniamo a questa meraviglia. Quanto ha adesso? Avrà su 3 mesi? Più o meno. Quando l'abbiamo preso aveva tantissimi vermi, è vero? E la pancia era gonfia per i vermi, adesso è gonfia perché ha mangiato tanto. Come ha detto il dottor Ferraro, non eccedere nel cibo, Papà Tony. È quelle là. Però per i cuccioli sì, dai, per i cuccioli può, perché sì, devono crescere. Lei non crescerà tantissimo. Secondo me è la più piccola. Vorrei tanto girare il telefono e far vedere la faccia di Tony, che ha tutti i cani che gli stanno girando intorno. Secondo me lei rimarrà sui 15 kg, vero? È la più piccolina lei. Ed è la più dolce, è abbastanza esile ed è veramente tenera di carattere, affettuosa e leggermente timida. Penso che questa dolcezza sarà la sua caratteristica. Quindi, riassumendo, le caratteristiche principali di questa bambolina che abbiamo chiamato Trilli sono la bellezza, e questa la potete vedere, e la dolcezza. Una cagnolina quindi che può portare tanta gioia, ma sarebbe anche facile da adottare e da ambientare se la richiederete da piccola. Da cucciola, Fidel, puoi smettere di saltare su Papà Tony che sta facendo le riprese tutte mosse? Sta facendo di tutto per farsi notare. Se la adotterete da piccola sarà più facile per lei ambientarsi e più facile per voi per imparare a gestirla ed abituarla alle regole di casa. È una bimba che è abituata a vivere con i suoi fratelli, quindi una bimba molto socievole che sa stare in compagnia di altri. Scusa Laura, perché se loro vedono tutto il movimento, guarda qua, guarda che c'è. Guarda, guarda, hai visto? Guarda, guarda, non lo so che sta succedendo. Stai giocando tu. Vai, non sta facendo la matta. Poi mamma se la prende con me, che dice che gli faccio i filmati. Sono sempre mossa, però questa volta è giustificato. Allora vai, inquadra i suoi occhi, perché sicuramente hanno tantissima timidezza rispetto al telefono. Devo cambiare la cover, il telefono rosso ho visto che spaventa un po'. Guarda Papà Tony, trova il coraggio di guardare Papà Tony. È incantevole, non gliela vuoi suonare. È veramente incantevole. Due donne incantevoli. Incantevoli. Incantevoli, grazie caro. Non racconto del fatto che abbiamo fatto. Non racconto come? Davanti del fatto che abbiamo fatto oggi. No. Che sei così carino, però dai. C'è un motivo, sei fino così carino. Fino alle 8 sarà così, poi diventerà un mostro. Dai. Torniamo seri e guardate questa meraviglia, innamoratevi di lei e chiamatela, perché è veramente uno splendore. Non diventerà grande, non sarà mai aggressiva, è una bimba tenera e dolce che ha circa 3 mesi e che, come abbiamo detto, non dovrebbe superare i 15 kg. Vi aspettiamo. Ciao. Saluta anche tu, amore. Saluta. Ciao, patata. Saluta, patatina, ciao. Che cosa vuoi, mamma? Cosa vuoi, mamma? Si sta tenendo, mamma mi fa cadere, mamma. Loro chissà dove la loro mamma, chissà se mi mancherà.
Non sappiamo la loro storia. Si sono affidati a noi con molta fiducia, come fanno loro esseri meravigliosi. Non devono crescere qua, diciamo. Non devono crescere qua. E quindi aiutateci a far girare questi appelli. Sono veramente cinque meraviglie che devono trovare la loro casa per sempre. E la loro mamma che li possa amare, che possa far dimenticare la mamma che hanno perduto. Non sappiamo quando. Basta. Ok. Sono cinque minuti. Ciao. Ciao. Si incanta. Sembra un pulcino per quanto è morbida. Credete, non è come, è come un pulcino piccolo. Guarda, veramente è morbidissimo. È come dell'ovatta. Ciao.